Cominciamo con la lezione. Allora, cominciamo con un ripasso. Cambio la lingua. Italiano. Allora, che cosa dobbiamo ripassare dall'inizio? Beh, come vi ho detto, alcune cose le vedremo, ma le vedremo così velocemente perché non serve a niente stare troppo tempo a studiare qualcosa che in teoria dovete già sapere benissimo, no? Come per esempio gli articoli, vero? Li abbiamo visti mille volte, abbiamo fatto mille esempi, però adesso velocemente facciamo il ripasso, però solo un piccolo, piccolo ripasso. Allora, quando parliamo di articoli, come sempre, dobbiamo parlare di genere e numero. Vero? Quando io dico genere, abbiamo due, il genere maschile e il femminile. Che poi non è vero perché abbiamo anche un neutro, però alcune parole. E quando parliamo di numero, parliamo di singolare e plurale. Sì? È molto importante ricordare questo perché con molte regole dell'italiano noi parleremo di genere e di numero. Bene, allora. Gli articoli, cominciamo con quelli maschili, singolari. Sono tre. Quali sono? Chi li ricorda? Lo. Abbiamo uno, sì. Poi? E poi? Na, singolari? La L, esatto, l, la L con l'apostrofo. Vero? Quando usiamo il? Quando se una parola usa il, perché usa? O magari invece di quando usiamo il, mi potete dare un esempio con il che non sia il libro, il cane, il ragazzo, un altro? Il capello. Cane. Il cappello. Ok, perfetto, il cappello con doppia P, ricordate, non è capello, è cappello. Che cosa significa cappello? Sombrero. Sombrero. Sombrero, perfetto. Perdonate. Importante, per quello è un buon esempio perché dovete sempre ricordare le doppie consonanti, perché se io dico cappello, una bella doppia P e una bella doppia L, cappello, significa sombrero. Ma se io invece dico capello, che cosa significa? Capello. Cavello, pelo. Ah, quando parliamo di uno, io prendo un capello. Allora, è molto importante perché se io sto parlando, devo fare la differenza tra capello e cappello. Ricordate, la doppia P è una doppia dura. Sì, noi freniamo. Invece la doppia L è una doppia soave. Allunghiamo. Noi diciamo cappello. Allora, il cappello. Marcello, tu che hai detto il cappello, perché cappello usa il e non usa lo e non usa la L con l'apostrofo? Perché la siguiente parola comincia con C. Perché la seguente parola comincia con C. Esatto, e che cos'è C?
Parte di quale gruppo? Una consonante dura. Consonante, una consonante. Allora, il usa, si usa nelle parole maschili singolari che cominciano con consonante. Invece la L con l'apostrofo, chi mi sa dire un esempio con la L con l'apostrofo? L'autobus. L'autobus, perfetto. E perché usiamo la L con l'apostrofo? Perché la seguente parole, parola, parola comincia con vocale. Con una vocale. Esatto. Tutte le parole maschili singolari che cominciano con vocale usano la L con l'apostrofo. Che poi, occhio qua, la L con l'apostrofo non è solo con le maschili singolari, ma in realtà con tutte le parole singolari che cominciano con vocale. Ah, per quello è maschile e femminile. L'acqua. L'amico, l'amica. No? Quello è un buon esempio perché è la stessa parola maschile e femminile. L'amico, l'amica, è lo stesso articolo. Sono due parole singolari. Bene, e finalmente quella più complicata, sicuramente l'articolo più complicato, lo. Quale è il... Quale, datemi un esempio con lo. Lo zaino. Lo zaino, perfetto, un buon esempio, lo zaino. Un altro? Psicologo. Lo psicologo. Ricordate che dovete pronunciare la ps. Lo psicologo. Psicologo, perfetto. Un altro? Lo pneumatico. Lo pneumatico, sì, che è una cosa un po' strana dell'italiano, lo pneumatico. Lo sport. Lo sport, perfetto. Ok, allora, perché abbiamo tutte queste lo? Qual è la regola del lo, che è sicuramente quella più complicata degli articoli? Prima... Parole che cominciano con Z. Z. Lo zaino. Che cos'è uno zaino? Mochila. La mochila. Una mochila. Solo che in italiano è maschile. Ah, lo psicologo. Perché lo psicologo usa lo? Perché stiamo parlando di parole che cominciano con P più una consonante. Ma, occhio, non la combinazione PR. Quella no. Perché? Perché se io dico presidente, l'articolo è il. Però psicologo, pneumatico, sì. È quella più comune di tutte le regole dell'O è questa, lo sport. Quale è questa regola dell'O? Parole che cominciano con... Cominciano? Cominciano con S. S più P. Non necessariamente, è più ampia. È più ampia di SP. È S più una consonante. Allora abbiamo SP,
SC SCH Sepa. Ah, come? S Sepa. SZ non esiste in italiano. No. Ah. No, 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 no. È una ST lo stesso, perfetto. Tutte le versioni di una S con una consonante, ricordate sempre, maschili singolari. Bene, possiamo aggiungere un'altra qua, che sarebbe molto poco comune, lo gnomo, per esempio. Le parole che cominciano con GN anche. E poi un'altra ancora meno comune sono le parole che cominciano con le lettere che non fanno parte dell'italiano, no? Come per esempio la Y. Allora io dico lo yogurt. Però sono veramente poche. Bene. Adesso gli articoli maschili plurali. Sì. Allora, noi facciamo qua una separazione. Da una parte va il con il suo plurale e poi dall'altra parte abbiamo il plurale della L con l'apostrofo e dell'O. Allora, quale è il plurale di il? Gli. No. Cecilia, tu che cosa hai detto? I. I. Sì? Il plurale di il è i. Per quello io dico i cappelli, i ragazzi, i muri, qualsiasi cosa, i cellulari. E invece, dall'altra parte, questo era verde. Dall'altra parte abbiamo il plurale della L con l'apostrofo e del lo, che sarebbe quale? Gli. Adesso sì, gli. Allora possiamo prendere le stesse parole, ma anche questa dell'autobus. E cambiarle a gli zaini, gli psicologi, guardate che la O diventa I al plurale, gli pneumatici. Qual è il plurale dello sport? Gli sport. Gli sport. Cambio ovviamente l'articolo deve cambiare al plurale, però la parola sport rimane la stessa. Perché, Patrizia? Tu lo sai? Perché è una parola straniera. Perfetto, perché è una parola straniera. Tutte le parole straniere in italiano mantengono il singolare e il plurale, mantengono il numero. Gli sport, gli gnomi. E quale sarebbe il plurale di lo yogurt? Gli yogurt.
gli yogurt. Ah, perché anche yogurt non è una parola che nasce dell'italiano. Sì? Allora è una parola, alla fine una parola straniera. E rimane uguale, mantiene il numero. Lo yogurt, gli yogurt. Anche autobus mantiene il numero. Cambiamo ovviamente l'articolo, però non cambiamo la parola, gli autobus. Bene, allora facciamo un po' un riassunto di questo ripasso. E abbiamo detto che il plurale di è i, il plurale di la L con l'apostrofo è lo e gli. Vero? E se vedete qua, dei sette, sono sette articoli italiani, qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. 5 dei 7 articoli italiani sono maschili. Invece con i femminili è molto più semplice, si ripete uno, allora sono 3 con uno che si ripete, in totale 7. Adesso i femminili, cominciamo con quelli singolari, sono 2. Quali? Le. No, singolari. La. La. E poi? E l'apostrofe. Le. Le con l'apostrofe. Dale. Siamo ancora nei singolari. Bene, datemi un esempio di la. La tavola. La tavola. Perfetto. Perché la, Cecilia? Perché la parola comincia. Comincia. No, comincia. La parola comincia. Perché la parola comincia con vocale. Vocale? No, con l'altra, con... Ay, consonante. Consonante. Perfetto. Pensé algo y dije otra cosa. Non ti preoccupare. Ah, allora, tutte le parole femminili, singolari, che cominciano con consonante, usano la. Allora, la cosa più interessante e più, possiamo dire, semplice è che non abbiamo un terzo articolo. Non è come al maschile che abbiamo S più consonante. No, al femminile è o consonante o vocale. Non ci sono altre regole, solo 2. Consonante, la, e invece vocale, la L con l'apostrofo. Come per esempio l'antenna. Sì, allora le parole che cominciano con vocale al singolare usano la L con l'apostrofo. E qual è il plurale di la tavola? Le tavole. E quale è il plurale di l'antenna? Le antenne. Perfetto. Che cosa significa questo? Che il plurale femminile è sempre lo stesso. È quello più semplice. Le. Sì? Tutte le parole
plurali femminili usano le. Bene, allora questi sono gli articoli, non c'è nient'altro. Una cosa che abbiamo fatto anche qua è il tema dei singolari plurali, no? Che era la regola, è la prima regola, la regola più basica dell'italiano, che era che se una parola maschile finisce con O, al plurale finisce con I. Una parola femminile che finisce con A, al plurale finirà con E. Però abbiamo alcune parole neutre, sì? Che sono quelle che al singolare finiscono con E. Quelle al plurale finiranno sempre con I. Sì, allora possiamo dire che tutti i plurali maschili finiscono sempre con I, però i plurali femminili a volte finiscono con I e a volte finiscono con E. Sì, per esempio, il ragazzo intelligente, abbiamo una parola maschile che finisce con O, al plurale sarà I. E intelligente, che è un aggettivo che finisce con E, al plurale finirà con I. E abbiamo detto che al maschile finisce sempre tutto con I. I ragazzi intelligenti. Ma al femminile è un po' difficile, cambia un po', sì? Perché abbiamo una parola che al singolare finisce con A e un'altra che al singolare finisce con E. Sono due regole diverse. Una passa al plurale con E e l'altra passa al plurale con I. Per quello io dico... ragazzi intelligenti. Esatto, le ragazze intelligenti. Intelligenti. Sì? Il plurale femminile è sempre più complicato di quello maschile, perché dobbiamo stare attenti a come finiscono le parole. A volte finiscono con E, a volte finiscono con I. Invece al maschile sappiamo subito che è tutto con I. Bene. Avete domande? Avete dubbi? Tutto ok fino adesso. Bene. Allora, velocemente, se io dico il professore parla molto velocemente. Angelica, come posso dire invece di il professore, dico io? Ah, io? Mm-hmm. Io parlo. Io parlo. Velocemente. Molto velocemente. Perfetto, molto velocemente. Io parlo molto velocemente.
Rita, cosa sarà tu? Tu parla molto lentamente. No, 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 non è spagnolo. Ricordate che il tu sempre, sempre, sempre finisce con la stessa lettera. Sempre, in tutti i verbi dell'italiano. Tu? Parli. Parli. Tutti i verbi regolari e anche irregolari, il tu finisce sempre con i. Tu parli molto velocemente. Antonio ed io. Cecilia? Antonio ed io. Parliamo molto velocemente. Parliamo molto velocemente. Tu e Antonio. Patricia, come sarà? Tu e Antonio? Parlate. Parlate molto velocemente. Loro direttamente. Soledad. Soledad, el micrófono. Ahora, loro parla, parla mano. No, 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 no. Hay una sílaba en più. ¿Tú lo sabes, Lili? No. No. Marcelo. Loro parlano. Parlano. Loro parlano molto velocemente. Bene. Che cosa abbiamo fatto qua? In realtà quello che abbiamo fatto è fare la coniugazione di un verbo regolare. Quindi io e noi. Tu e Antonio sarebbe voi e voi loro. Abbiamo fatto la coniugazione del verbo parlare. Allora, parlare. Parlare è un verbo regolare. Regolare. Che finisce con are. Allora, che cosa facciamo noi con un verbo regolare? Togliamo la terminazione are e rimane la radice, in questo caso parl, che ripetiamo e poi aggiungiamo sempre, sempre le stesse terminazioni. Al io aggiungiamo una O, io parlo. Al tu aggiungiamo sempre, sempre, sempre una I, tu parli. Lui, lei, una A, parla. Al noi aggiungiamo iamo, parliamo. Al voi aggiungiamo parlate, ate, voi parlate. E a loro aggiungiamo ano, loro parlano. Perché e parlano e non parlano? Come so io dove va l'accento? Nessuno lo ricorda? La regola. Qual è la regola? El acento va en la raíz. Bene,
Esatto. Sì. L'accento, occhio, in italiano va nella radice. Non va mai nella terminazione. Allora, quando le parole sono corte, come questa, io so quale va. Non ho più opzioni. Io so che nella A e nella O non va l'accento. Allora so che l'accento va nella A della radice. Parlano. Con verbi più lunghi è più difficile, però c'è una cosa che io so sempre, che l'accento non va mai nella terminazione, va sempre, come ha detto Rita, nella radice. Con tutti i verbi irregolari. Bene, questi sono i verbi are. Ma che cosa succedeva con i verbi ere? Come no, sempre gli stessi. Ripetere, visto che stiamo ripetendo la lezione. Ripetere. Anche questo è un verbo un po' più lungo, però è un verbo regolare che in questo caso finisce con ere. Allora, la mia radice è ripet, che ripeto sei volte, non sette. Allora, ho appena detto che io ripeto sei volte. Maria Rita, Rita, come sarai tu? Tu ripeti. Perfetto, vedi? Tu ripeti. Marcello, lui lei? Ripete. Ripete, adesso cambia, vedete? Ere, aggiungiamo una E. Noi, questo è semplice perché è sempre uguale. Iamo, ripetiamo. Quello non cambia mai. E come sarà il voi? Ripetete. Ripetete, perfetto. Ere, ete, ripetete. E il loro? Ripetono. Ripetono, perfetto. Di nuovo, non è ripetono, no, è ripetono. Sì, qua avevo due opzioni, in questo caso è la E, ripetono. Ricordate il piccolo trucco, perché il voi, la coniugazione del voi è quella che in generale a noi che parliamo in spagnolo è quella che facciamo più fatica, no? Che è più difficile per noi che parliamo spagnolo. Qual è il trucco? Il trucco è semplicemente prendere il verbo all'infinito, ripetere, prendi la R e la cambi per una T, per una T. Funziona con tutti i verbi. Ok? Allora, se non siete sicuri con un verbo al voi, fate semplicemente quello. Funziona con tutti i verbi. Perché la coniugazione del voi è sempre regolare. Bene. Bene, bene, bene. Allora, abbiamo adesso un verbo ire, come facciamo veloce, dormire, uno semplice, finisce con ire, radice dorm. Sì. Io dormo. Dormo. Tu dormi. Dormi. Dormi, sempre con i. Lui, lei? Dorme. 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 Ire, abbiamo una E.
Noi dormiamo. Dormiamo. Voi dormite. Dormite. Ricordate che dormire, dormite. Cambiamo la R per una T, dormite. E loro? Dormono. Dormono. Aggiungiamo ono, come non va l'accento sulla terminazione, solo abbiamo questa opzione. Dormono. Questo è materia di 3 anni fa, ovviamente vale la pena sempre ricordarla velocemente, però avete visto, l'abbiamo fatto molto veloce. Perché? Perché l'abbiamo visto il primo anno, il secondo, il terzo e adesso è il quarto. Perché poi anche voglio rimanere un po' più tempo in materie più difficili, come per esempio il passato prossimo. Quella dobbiamo rimanere un po' perché sono più regole, è più complicato, queste cose ormai le dovete sapere già. Sono 35, facciamo una pausa di 5 minuti, così mi faccio un tè. 5 minuti e basta. Allora ci vediamo alle 19:40.